la cosa fondamentale di questo gioco è il posto dove farlo. Normalmente si va nei campi di volo, che normalmente sono fuori dalle città, su posti abbastanza grandi, con normative, con situazioni ovviamente anche di sicurezza elevate. Però ci sono possibilità che ci dà, per esempio, il volo elettrico, comunque di modelli molto piccoli, modelli ad elastico, cose a volo libero, ma insomma di piccolissime dimensioni, che è quello degli spazi all'interno della città. Dove vado a volare io è un prato dentro la città. È un prato senza alberi, non tanto grande, ma neanche tanto piccolo. E alla fine è diventato un punto di unione di persone che magari tranquillamente si sarebbero incontrate in mezzo alla strada e neanche degnate di uno sguardo. Posti che magari uno normalmente ci passa davanti e non neanche li nota, insomma. Queste sono le situazioni che poi creano il gruppo, perché il gruppo poi nasce intorno ad un prato, intorno ad un piazzale, intorno ad un posto che ti permette di fare insieme lo stesso hobby. E alla fine facciamo un gioco che forse hanno fatto mille altri prima di noi. Tutto è un divertimento. Passatempo, un divertimento. Io l'ho sempre seguitato, adesso ho più di 78 anni, quindi basta togliercene 12, perché durante i bombardamenti avevo 12 anni. Poi ho cominciato a interessarmi delle gare, sono andato a vedere gare di aeromodellismo e allora lì c'era anche il pungolo della competizione. E siccome lavoravo abbastanza bene, abbastanza preciso, ho avuto sempre dei buoni risultati e tuttora faccio delle gare. L'elicottero è una delle poche macchine che si muove nello spazio in tutte e tre le dimensioni e bisogna avere comunque il controllo dell'oggetto durante lo spostamento nelle tre dimensioni. Le manovre, le evoluzioni che si possono fare con un elicottero sono, diciamo, infinite. Ogni volta ti dà questa voglia di cercare di migliorare, anche se sembra impossibile. È difficile raggiungere un limite della macchina, delle evoluzioni che può compiere un elicottero. Si può raggiungere il limite della persona come pilota. Questo è un modello categoria elettrica, sicuramente uno dei più evoluti al momento per quanto riguarda appunto ventole intubate elettriche. Un modello tutto fibra, misura 1,60 m di apertura alare per 1,80 m lunghezza fusoliera. È sicuramente un modello molto molto veloce, raggiunge circa 350 km/h. La parte questa centrale dove c'è la ventola con il motore, il regolatore e le due batterie che servono appunto per anche come bilanciamento del modello stesso, questa è la parte, diciamo, dove c'è la potenza vera, dove c'è tutto il motore e quello che gestisce il tutto. Fino ad oggi ho sempre pensato, essendo io un pilota da pylon, che la massima velocità, nonché espressione di adrenalina in qualsiasi modello, fosse solo e prettamente riservata per i modelli con motore a scoppio, ad alti giri, i modelli che uso per fare le gare, non trovandole in nessun altro tipo di aereo. Ho potuto constatare, diciamo, sulle mie dita che mi dà sensazioni non inferiori, anzi uguali, a volte in alcuni momenti del volo, superiori all'aeromodello da pylon dedicato alle gare di velocità. Questa è una meraviglia, questa è una meraviglia. Lulu! Adesso vedi, guarda l'umidità. Allora Antonio, tu vuoi vedere una planata fatta bene, vuoi vedere questo come? Questo è una favola, questo, guarda. Questo qua, questo. Niente, ancora non si tira la cosa, oh.
non si dirà. Guarda che è una cosa. Uno l'ho perso in Abruzzo, dopo mezz'ora di volo è sparito dietro la montagna, mannaggia un nervoso cazzo. Mezz'ora, 29 minuti e mezzo, poi c'è la foschia, trac, non ho più visto. Se la umidità bagna la struttura, il modello perde l'efficienza, capito? Questa qua stava così, che vola. Vola che è una meraviglia questa qua. L'aeromodellismo viene definita ancora oggi dal punto di vista agonistico un'attività sportiva. Il volo libero è un'attività sportiva vera e propria perché a certi livelli, per certe categorie, se uno non è, non dico un atleta, ma comunque ben allenato, può trovare notevoli difficoltà a praticarle.